siamo al penultimo atto davvero, la semifinale, la seconda del campionato italiano dei nazionali pro, qui dal Palais di Saint-Vincent, Agnello Michelangelo e Santi Caratozzolo, questi i due giocatori che si sfideranno per contendersi il posto in finalissima e quindi andare a sfidare il vice campione italiano in carica dei professionisti Paolo Marcolini. Intanto vedete le sovraimpressioni, raccontano che ci sono Gianluca Nascimbene e Nicola Biondi alla mia sinistra. Alle riprese è andato Fabian Hartl perché il nostro Tom Ruban sta curando le grafiche Rai, in regia quindi abbiamo Mirko Bianchi, e io volevo lanciare un hashtag che poi vedrete quando andremo in registrata. L'hashtag è adotta anche tu un Nicola Biondi, anche un Mirko Bianchi. Un Mirko Bianchi. Mi King, Michelangelo Agnello, titolare della biglia bianca, così come evidenziato dalla grafica. Hanno già fatto il tiraggio alla banda nel periodo Chiaro. Non collegato. E Caratozzolo, Santi Caratozzolo. Entrambi con una voglia, quella di vincere. Santi per scrollarsi di dosso lo scomodo secondo posto nei titoli che contano. Michelangelo Agnello per ritornare a vincere in Italia dopo 16 anni. Sì, era il 2007 quando si è aggiudicato l'ultimo titolo di campione italiano, se ne è aggiudicati molti internazionali tra il campionato del mondo e il campionato europeo. E un vice campione del mondo tra l'altro in mezzo, perché nel 2017 è stato vice campione del mondo a Nicocea, alle spalle di Alejandro Martinotti. È una finale davvero incredibile, drammatica. All'acchito con il solito gancio è andato Michelangelo Agnello, gli risponde Caratozzolo sulla strada del 2 a mo' di 3, intercettando la palla dopo una sola lunga. Sulla palla piena affonda la biglia di Michelangelo Agnello vicino alla sponda corta. Appena abbondante la forza, che comunque deve essere esuberante in quella posizione. Prima opportunità con il giro della brutta figura per Michelangelo Agnello, perché questa è proprio... Vediamo se ha la possibilità di poterlo diminuire un po' di forza e spostarsi lo stesso sotto pallino. E infatti diminuendolo e per spostarsi sotto pallino è facile fare questo. Diciamo che la tirata più in chiave difensiva per non rischiare un impatto più pieno. Ma assolutamente sì, perché soprattutto ai primi tiri devi cercare, entrambi si devono badare perché sono due brillanti colpitori e quindi devono cercare di badarsi l'un con l'altro. Michelangelo Agnello all'esordio in questo suo campionato italiano, lui che era già qualificato, così come lo era Andrea Quarta, come primo in classifica, leader della classifica FIBIS Challenge di quest'anno, Mi King, quindi non chiaramente disputava il quarto di finale. Vediamo se riesce subito a entrare in clima Palais, chiamiamolo così. Bricolla per Agnello, un buon 2. L'arbitro Signori, Maurizio Signore di Pontassieve. Mentre l'addetto al punteggio è il signor Francesco Gurioni di Bergamo. Eccolo qua, inquadrato. Garuffa per mezza garuffa per Santi Caratozzolo. Il tiro che probabilmente l'altra sera è quello che ha meno inquadrato con Achille Mignolo. Ad opera delle sue steccate ci ha anzitempo abbandonato il campione italiano in carica, Achille Mignolo. Un finalista, abbiamo già detto, è quello dell'anno scorso, ed è Paolo Marcolini, che ha avuto ragione in semifinale ieri di Andrea Quarta. Angolo e pallino da 4 probabilmente, questo è quello che sta studiando Michelangelo Agnello. Ma poi secondo me idea. Anche solo pallino da 4 di pelo, eh? No, penso stia andando a vedere un qualcosa. Ne vede abbastanza, allora tira a giro. Ma non è semplice, eh?
giro di riporto ad andare in centro. Non male questa manovra, si aspettava di trovare probabilmente un pallino o comunque rimanere verso il lato corto, verso la sponda corta con la sua. Ha comunque difeso, anche se mi dà l'impressione che Caratozzolo abbia la porzione per poter giocare un angolo di prima di mezzo colpo. Ma non lo so se aveva proprio a disposizione questa porzione. Ne ha presa tanta di lunga, in effetti, non ha preso... passato tanto vicino al birillo e nonostante questo ha preso la lunga. Michelangelo sembra orientato per un giro ad ritornare con le biglie nel medesimo quadrato. Lo fa stretto, le bilancia abbastanza molto bene. Bene. Sì, diminuendo la forza della gialla ad appena più della sponda lunga. Compensa la corsa abbondante dell'avversaria. Della battente, scusate, perché doveva essere presa scarsa. Qui è andato a vedere la traiettoria del cappello da prete per concentrarsi proprio su una presa di palla piena. Ma secondo me ritira il giro anche lui, Nico. No, è andato a vedere proprio questa diagonale. Dalla buca ha visto se riusciva a ricreare la differenza 28, tra l'altro. Diciamo che il cappello da prete ha puntato, cioè ha messo bene quando la biglia è impostata davanti al 10. Tanto gira a rimanere sulla lunga. Bella qualità di steccata per Michelangelo. 4 punti. Seconda palla, delicato per Santi Caratozzolo. Qui errore di Caratozzolo che non doveva sbagliarlo sullo scarso, perché la sua era evidente che su una presa di palla scarsa sarebbe saltata nel mezzo, però non poteva neanche sbagliarlo sul grosso perché sennò avrebbe preso rimpallo, quindi tiro con poco margine d'errore. Sfrutta subito questa occasione Aniello, che prende rimpallo in terza, un rimpallo per adesso non sfortunato, il primo che prende Michelangelo, e trova anche difesa centrale. Questa, che ricordiamo ai nostri appassionati, è la riedizione della finale, della finalissima, dell'ultima prova Phoebus Challenge di Alba. Dove Aniello ha avuto la meglio per 4-0. In una finale che effettivamente non c'è mai stata storia. Sì. Caratozzolo in semifinale aveva regolato per 4-0 Matteo Gualemi. Caruffa per Caratozzolo, trova una porzione di palla non eccezionale sul pieno. Non difende, 18-3 il parziale per Aniello, che può rendere ancora più pingo il suo vantaggio con questo sfaccio. Aniello realizza soli 2 punti, intercetta troppo grosso la palla avversaria che si pianta sulla 2 di destra. Riesce parzialmente a difendere Caratozzolo. Ha la possibilità comunque di una raddrizzata molto impegnativa. La tiene bassa di corsa, 3 forze, riesce ad ottenere il filotto di seconda e probabilmente anche a quadrare difensivamente la posizione. Ottima conclusione da parte di Caratozzolo. Maiuscola. Non credo che abbia difeso Gianluca. Dici la vede, sì. Aniello, no. Io penso che abbia preso tutto. Ma ora, se non la vedeva meglio di così Gianluca. Se no non la tira, se la vede solo così non la tira, secondo me.
anche. Partita un po' moscia come steccata, se ci pensi. Sì, ma è un moscio derivato anche dall'insicurezza sulla porzione di palla, quando non sei proprio sicuro se la vedi o meno, la steccata ti parte meno fiera, meno convinta. Ad aprire di seconda Caratozzolo. E questa è una, diciamo, un disegno che abbiamo visto fare a molti. Sì, perché quando capisci che l'incrocio può regalare brutte sorprese, per avere un po' di tolleranza e non rischiare il rimpallo, è normale farla così. Eh sì. E va a cercare, trova anche tra l'altro il pelo di palla Michelangelo Agnello. E sponda Bidia per Caratozzolo. Con un pallino molto a largo che credo che non sarà la ricerca per Caratozzolo. Sì, qua ha badato a non rimpallare. Abbondante comunque la forza. E giro a disposizione di Agnello. Era impostato stretto e stretto è rimasto. Agnello ha giocato più che altro a non perdere la posizione della battente. Sì, un po' abbondante di forza, dato che c'era per Agnello, sarebbe stato meglio fosse stato ancora più abbondante per arrivare al pallino da tre, ma sarebbe stato chiaramente un pallino da tre casuale. Giro, potrebbe anche giocare il passante basso, eccolo qua, ma non riesce a passare, prendere in pallo pieno, non so se ha giocato a tenere, no, a secondo me non ha giocato il passante basso. Secondo me ha giocato il passante basso perché l'ha presa troppo scarsa Gianluca. Comunque e l'ha staccata proprio, cioè si vedeva proprio, sì, che era evidente che si voleva staccare velocemente dalla sponda lunga. Adesso gioca l'angolo Agnello, quindi ha percepito di non riuscire a quadrare, tra l'altro però, un angolo da 10 punti per Michelangelo. Angolo da 10, non ha dato troppo colpo alla sua per farli aumentare, oddio. Bah. No, non era per il colpo, non era difficile, non era facile riquadrarlo. No, doveva aumentare la forza perché... E fare forse anche gli stretti. Caratozzolo gli risponde, perde un po' il controllo della battente, ma 12 arrivano comunque. E tutto in parità a metà del primo set, 30 pari. Set giocato molto a viso aperto. Sono curioso della forza che darà qui Agnello. Se la gioca in controllo o se la gioca in garuffare. No, in garuffare con la palla lì è da delirio. Parificare. Rimane largo. Questo è grave. Con le biglie vicine così non fare il cambio palla era proprio... Secondo me non gli è partito l'effetto. Mi mandi il replay dall'alto per cortesia, Mirko. Secondo me o l'ha stimata male o non gli è partito l'effetto, perché si è mossa anche tanto la battente. Infatti non glielo sta puntando. Addirittura gli è partito leggermente interno qua l'effetto. Questa è gravissima. Effettivamente è gravissima. Questa distanza non ci si può permettere di fare zero. Sul 30 pari, non so se sei d'accordo, ma... Striscio di seconda forte probabilmente per Caratozzolo. Ah no, di passante... Ma c'era. Secondo me ha tirato, ha cercato di allinearle sulla lunga. No, l'ho visto... Se c'era questa allora c'era davvero anche lo striscio di sotto. Sì, ma secondo me ha badato molto a attaccare la sua alla lunga e sapeva che era logica conseguenza che alla lunga ci sarebbe arrivata anche l'altra. Oddio, sì. Abbastanza coraggioso come scelta, il pallino è piccolo, attaccato alla sponda, quindi non è che potesse confidare più di tanto sulla protezione. Agnello, giro corto a portare le biglie in diagonale. Ottima la manovra di Miking, anche se ottimina, via, mi sembra che veda qualcosa Santi Caratozzo, forse vede anche il giro, pensa te.
dici, eh? Me la vede tutta per il giro. Eh sì, da come punta, punta di effetto a sinistra per agevolare il colpo della battente. Gira ad andare al centro. Ah no. No, no, la vedeva solo così, ha cercato anche qua di chiuderla di steccata, sì, e soprattutto con la forza. Sì, essenzialmente ha tirato essenzialmente la messa Caratozzolo. Sì, poi magari se gli si avvitano un po' di più poteva sperare in qualcosa. Qui è un errore grave di Agnello. Qui rimane di fisso, eh? Ma di fisso non penso, di traversino sicuramente. Che in quella posizione non so se è però meglio perdere il fisso. Questo. Però aspetta Nico, perché questa è da guadagnare. Questa a spostarsi di corta. Lui tira di 3,5 a toccare la corta. Per me di 3 invece a muoversi. Tira di 3,5. Di 3. Infatti ha sbagliato, pensavo, la forza. Non pensavo si dovesse spostare così tanto. Ma certo che sì, infatti la forza corretta di questo tiro era le 3 corse. O l'ha presa scarsa. No, ha fatto il filotto di secondo. Lo so, lo voleva fare di terza. Pensava di farlo di terza. Capito? Sono d'accordo, ma quando la biglia parte a circa un diamante di distanza dal castello e la battente è interna, la forza migliore per fare il tiro è quella delle 3 corse, perché è meglio rimanere corti con la battente, al limite lascia un qualcosa distorto, lunghi paghi traversini. Sì, ma secondo me avevo valutato proprio che non è la sua, anche a tirare di 3,5 non avrebbe passato il terzo diamante. No, non avrebbe tirato. E quindi, ecco, io te l'ho detto, ha valutato male perché lì lo passa per perché forza. Lo voleva fare, pensava di farlo di terza, pensa solo scarsa rispetto a questa forza che gli ha dato. Poi che la tolleranza di più fosse dare le 3, certo, perché se sono dritte al 10-10 va dal centro, allora ce l'hai di 3,5 a spostarti di corta lungo, poi ce l'hai di 4 se tocchi la lunga. Vediamo se cerca una sorta di cambio palla. Rischiosissima questa. Anche fatta, mi sa. Coraggiosa. Vediamo Tom, dal nostro Tom. L'ha fatta. Fabian. L'ha fatta, sì. Però di parabola ce l'ha il pallino da 3. O addirittura lo sforzo per i birilli, che dici? Secondo me lo sforzo per i birilli c'è più tolleranza. Vabbè. Poi gli è rimasta a mano. Ma relativamente, eh? Ah, è arrivato, dai. Relativamente. Vede qualcosa, forse. Si china, potrebbe vedere anche la drizzata di porzione. Oddio. Ma la diatriba nel suo pensiero è... La vedo o non la vedo, o raddrizzata di porzione o striscione? Allora, c'è anche Andrea Sansò. Sarà impegnato a partire da oggi nel campionato paralimpico, di cui vi daremo conto, no, da domani, scusate, dal 1° di luglio, le selezioni, per poi il 2 luglio il tabellone finale. Vi daremo conto sicuramente della finalissima del campionato paralimpico e vediamo se sarà una finalissima standard, quella che ormai vede la battaglia tra Niro e Del Zopp, Fabietto. Fabietto che ha vinto anche il campionato italiano di palla 8, mi sembra. Palla 8 e ha fatto secondo, no, ne ha vinti 2 e ha fatto secondo al terzo, una roba così. Non ne ha vinto 1, ha fatto secondo a palla 9 o a palla 10. La signora Agnello. Risponde di calcio per Michelangelo Agnello. Sullo stretto, tanto stretto, è buon per Agnello che ne ha presa proprio un graffio di questa biglia. Tribuna gremita qua al Palais di San Vincent, proprio la tribuna principale davanti al televisivo. Stavo ragionando che Agnello, a parte la vittoria, è tanto che manca anche dalla finalissima del campionato italiano. L'ultima, se non sbaglio, in ordine di tempo, è stata a San Vincent con 4ª. Ma andiamo indietro di quasi un decennio, sai.
l'ha il foglio con gli albi d'oro? Sì, ma nell'albo d'oro ce l'abbiamo anche nella grafica. No, più che altro, mi ricordo il finalista. Ma me lo ricordo il finalista. Era per... Tanto passa su questo striscio. Sei un po' avvitata, eh? Sentito un contatto un po' curioso. Mirko Bianchi chiama in aiuto Valentina Spada. Allora. Vabbè, Mignolo, Gualemi con quarta, quarta con Gualemi con quarta. Crocifisso con quarta. Aspetta, andiamo in presa diretta per seguire questo sfascio di Caratozzolo, perché è importantissimo nell'economia di tutto il match. Avevo ragione, 2016 a Nova Gorica con quarta. Ah sì, 2016 sì. Sì sì, sì, adesso mi sembra 4-0 tra l'altro per quarta, se non vado errato. No, qualcosa di meno, ma 4-2 dovrebbe essere. Il 4-0 l'ha fatto prima, li ha fatti prima a Caria angolo e a Putignano. E pallino da 4 forse. Bravo Sanzi. Solo angolo a segno, 4 punti. Forse qualche idea sul pallino l'aveva fatta. Aveva vinto 4-0 con Putignano la prima, 4-0 con Caria nella semifinale e poi con Agnello mi sembra 4-2 o 4-1. Ma non aveva vinto 4-0. Michelangelo, tentativo di filotta di incandelare di seconda, scambiare. Questa è anche lunga. Adesso Caratozzolo, se corre tanto la gialla, può giocare il giro a rimanere sulle lunghe. Se non corre tanto, può giocare anche il 5 sponde. Così mi sembra puntato questo 5 sponde. Giro a rimanere sulle lunghe è molto meno facile come steccata. Deve arrivare sicuramente una qualità di mezzo colpo superiore. Leggermente stretto. Vediamo se riesce a trovare almeno un birillo Caratozzo. Eccolo qua. Un birillo che lo porta a 47. Non l'ha presa piena, come hai visto gli è montato leggermente sopra. Dici qui esce il giro? Ma a vederla da qui sì, a vederla da... Il fatto è che la tua te la infili in tasca però, cioè. No, la richiami verso la buca, ma anche il verso del giro, capito? Per fare una sorta di messa così. Sì, c'è. Ah, ok. Capito? Giro di schiacciata con la stessa steccata di quando si gira di colpo in testa, allora sì. Lui ha giocato 4. E tutto quello che veniva. Certo, sì, sì. Giro per Caratozzolo, 47 Caratozzolo ad andare al centro, un giro che realizza 8 punti, vediamo se riesce a difendere, credo proprio di sì. Caratozzolo si mette a 55 contro i 48 di Agnello. Mezza garuffa per Michelangelo Agnello sullo stretto. Resta 48 lo score di Michelangelo. Ha comunque trovato una buona difesa. Palla bianca nel neutro. Bricolla per Caratozzolo. Sullo stretto del castello aumenta la forza. Sul largo, scusate. Aumenta la forza e trova difesa. È nei sogni. Se te lo stavo per dire, nei sogni c'è la chiusura. Se chiude 8, non la tira forte. Tira la forte, si poteva fare anche la carambola di pallino. Questa si è avvitata, era più scalza di così. Questo è un avvitamento che sulla carta è a favore. Poi può chiudere anche di giro, ma sarebbe rimasto di traversino. Di traversino. E avrebbe lasciato una conclusione molto più comoda di questa. È comunque da guadagnare, giro...
probabilmente da chiudere un attimo, si chiude con la forza. 4 punti. 59. Penso sia arrivato con la forza. E tra l'altro chiude la strada di trasponde a Michelangelo, che difficilmente riuscirà a creare un 5 sponde da lì. Ma dal basso, sì. Gioca. Sì. Ce la dovrebbe avere, di tutto effetto, alzando la battuta. Ce la dovrebbe avere domani, dici, eh? No! Alzando la battuta, ma l'effetto deve essere un effetto parecchio importante, eh? Una palla era una 12, 13, 14, anche quella palla lì non arrivava a vedere 10 come differenza, quindi stai parlando di un effetto pieno. Salvezzino di prima o seconda intenzione per Caratozzolo, abbassa la forza con chiaramente la biglia battente, tiene tutto sotto controllo, compreso la vittoria del primo set 1-0 per Santi Caratozzolo. Linea alla regia. Nasce tutto dalla materia, un apparente mondo di possibilità visto da pochi per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Siamo in un momento di pausa per la pubblicità Rai e Mirko ci fa vedere i tiri più belli di questo primo set. Noi torniamo tra poco. Eccoci tornati, finiti i tiri più belli del primo set, stiamo attendendo che termini la pubblicità Rai. Vediamo rientrato Santi Caratozzolo nel set, che va a allinearsi accanto all'arbitro Signori. Mi sarà proprio Caratozzolo che darà via questo secondo set. È titolare della biglia gialla, quindi acchiterà nei set pari. Non è ancora invece rientrato nel set Michelangelo Agnello. Ma senti, socio, primo set forse Agnello sta pagando lo scotto di essere l'esordiente a questo campionato italiano? Ma sì, ci sta, non è stato un primo set entusiasmante, ci sono stati non grandissimi errori ma neanche cose eccezionali. Il tiro più bello dell'incontro è sicuramente la raddrizzata di Caratozzolo, quella tutta di traverso, bellissima. Mi sembra più centrato Santi sicuramente, e qui il vantaggio del biliardo ci può stare. Peccato di aver già, diciamo, sentito fatto il biliardo, sentito le biglie. Ma peccato di anche essersi svestito, cioè se già certo. Entriamo in clima competizione, che forse è più importante anche di aver giocato sul biliardo.
Ora anche è vero che Agnello è strabituato a situazioni di questo tipo, quindi sì, può costituire uno svantaggio, ma penso che anche mentalmente si sia, come si dice, preparato a questo tipo di evenienza. Ci prova subito Caratozzolo su questo, con questo sfaccio. E via il filotto in prima. Dopo vari incroci le biglie si sistemano sul lato sinistro del tavolo. Qui il primo incrocio e qua il secondo e il terzo incrocio. Vediamo se riesce subito a rispondergli a Agnello. Diminuisce la forza per questa stretta, questa è bella davvero. Abbassa oltremodo la forza, tanto da andare vicino a trovare la steola. Questa è rimasta un po' in mano Agnello, Credo veda girone. E questo girone potrebbe impattare anche il pallino. Vediamo se decide per il giro di scambio o girone. Anzi, addirittura per l'angolo di scambio. Ha fatto la cosa difficile. Sì, diciamo che era abbastanza agevole questo angolo di scambio. Ha trovato una porzione di palla leggermente più grossa del voluto. Bricolla larga e sotto misura per Michelangelo Agnello, gira pallino da 4 per Caratozzolo. È già la seconda, terza steccata che non parte a Michelangelo, è braccio gelido per lui per adesso, Però l'errore principale, l'errore più grave che ha fatto Agnello secondo me è stato quel giro sul 30 pari biglia a 90 centimetri dove ha fatto 0 e si è spostato notevolmente. Ecco, lì ha dato dei segnali che ancora non è dentro questa semifinale. Sì, un errore un po' insolito per Miking. Ha steccato. Attenzione. Sai, avevo avuto la stessa sensazione quando ha tirato il primo tiro all'acchito. Poi mi sono fermato un secondo, poi ho visto l'ha presa bene, però non ho sentito un rumore del cuoio anche all'acchito. Il suo, capito? Al primo tiro dell'acchito della proprio iniziale. Poi il tiro è andato regolare, effettivamente non aveva steccato, anche perché se no non poteva, l'ha fatto benissimo quel gancio in apertura. Sì, qui, però secondo, avevo percepito un po', anche Agnello l'avevo visto nel viso che si era stupito di questo rimbalzo tra cuoio e palla. Spero per lui e per lo spettacolo che il cuoio di Agnello se ti entra nel cervello. Aveva avuto gli stessi problemi, se ti ricordi, nella finalissima del campionato a squadra in coppia con Gualemi, che aveva fatto due steccacce, una su un accosto e un'altra su una parabola. Su una parabola ci sta, diciamo, se sull'accosto meno. Sull'accosto meno, ne aveva fatto due volte. Ci aveva detto no, il cuoio è tutto a posto, ho sbagliato io, mi sono mosso. Speriamo che anche qui se ne andrebbe a discapito sicuramente dello spettacolo. Sponde biglia per Agnello, che qui entra benissimo, realizza due punti, ottima la forza. Buon per Agnello che nella biglia libera successiva Santi non ha sfruttato appieno l'occasione che gli aveva concesso, perché nel frattempo, oltre aver lasciato biglia libera, gli aveva spostato anche il pallino dalla penitenza iniziale, e Caratozzolo poteva battere agevolmente la biglia libera al punto e ha fatto solo due. Che volendo era la cosa più grave dell'errore fatto. Bricolla per Caratozzolo, no, gancio. È brutta, sta bricolla. Doveva girare tanto secondo te, proprio per levarsi da questo, dal dilemma di prendere il pallino. Vede e chi di angolo vede un goccio ferisce, di angolo ferisce. Adesso angolo vediamo se scambio. Si fida del cuoio o angolo di scambio, come sembra orientato, però non è bello. Ma
Io non so dove l'abbia visto Michelangelo e dove tu l'abbia ma visto. Io tu. Mi sembrava che vedesse, guardasse quello, poi l'ha visto tirare prima. L'ho visto tirare prima a Santi, quindi sembravano uguali. Come ci deve essere un po' d'angolo tra le biglie, sennò. Ma come posizionamento mi sembrava molto, molto simile. Ce l'aveva, secondo me, ce l'aveva di una porzione talmente grossa da non agevolare lo scambio se non per un angolo largo. Secondo me non vedo quell'aniello reattivo, secondo me gli è rimasta a mano anche questa, Gianluca, dai. Vabbè, come sulla stretta, ma guarda che il tiro era preso, la traiettoria dell'altra era la Birilli, per me sì, mancava proprio la diagonale. No, ma non ha dato una steccata brillante di colpo, come gli è successa anche quando ha tirato la raddrizzata che ha abbassato la forza, gli è rimasta in mano, gli stanno rimanendo in mano, secondo me. Forse ci sta anche per paura di questo cuoio, almeno spero che non sia così, perché potrebbe dire che mentalmente poi questa preoccupazione ti spacca. Il cuoio è nuovo, cioè il cuoio è bello, da vederlo da qui ha una buona conformazione. Qui Caratozzolo tutto a posto, vediamo se riesce anche a sistemare in difesa le biglie. Sembra proprio di sì, comunque non sono convinto sulla posizione di partenza di quell'angolo. Ce lo fai rivedere quell'angolo dove ha preso rimpallo, quando è possibile, Mirko? Non è stato rapido nell'uscita. Sì, ci sta, però è anche vero che l'ha preso bello pieno il rimpallo, non è che ne ha preso un graffio. Quando lo prendi pieno pieno vuol dire che... Capito, ma un pochino ti devi spostare, Ti sposti non solo con la porzione, ti sposti anche con la qualità del mezzo colpo, Qui tentativo di Steola, ma questo è molto più facile di quella che ha tirato con Mignolo. Ecco, adesso se l'hai guardata bene. Anche perché non gli passa dietro a quel pallino. No, con no, Mignolo no. Poteva passargli dietro e ci è passato. Adesso è grande un cestino. Aiuto. Questa gli è partita corta. Questa è figlia della Steola dell'altro giorno. Ma proprio si dice, o mia moglie lo dice sempre, sicuro manco forse, sicuro sicuro. Qui chi ha tirato? Rimpallo Mirko. Qui cosa ha tirato? Ha tirato l'angolo di prima, ingaruffare leggermente con la contraria. E anche questa gli è rimasta male. Non lo so, sembrano. Intanto Caratozzolo non gli fa sconti, realizza ancora 8 punti. Tiene bene le linee questo biliardo, eh? Passato 3 volte nella 8, medesima 8, 8. Linea. E qui striscione per Agnello. Congela la palla battente sul posto. Dimostrazione che questo è un biliardo che dà tranquillamente entrambe le figure, quindi la doppia opportunità. Striscione sette sponde, se vedete adesso ha preso i birilli. Vai, vediamo quest'angolo. Può mettergli mica il turbo su una porzione di palla del genere, può tirarla un po' più forte. Se mi dici tirarla un po' più forte, però non è una di quelle diagonali che mi alzo la mattina per tirare l'angolo di scambio. Eccoci qua. Spento tutto. No. Abbiamo solo la visuale, Mirko, no, Signal, allora abbiamo toccato qualcosa. Sì, c'è un cavo staccato. Sì. Nico. Scusate, è saltato il cavo di un monitor. No. Ah, è il cavo di uscita, allora guarda là.
Ragazzi, scusate un attimo, arriviamo, ritorniamo subito con le immagini. Un minuto e sono da voi. Eccoci tornati, tutto risolto a tempo di record. Pallino da 3 per Santi Caratozzolo di sponda palla. Due cose, allora, vabbè, era una battuta chiaramente, non mi sveglio la mattina per tirare, però hai visto che non era bello, lo stacco c'era stato tra le biglie. Ho detto del 7 sponde, invece questo è un biliardo che può dare la doppia opzione, perché se hai visto Michelangelo Agnello ha toccato i birilli di striscio e ha guadagnato comunque la sponda lunga, quindi vuol dire che birilli chiaramente larghi dello striscio, vuol dire che se passi accanto al castello riesce già a costruire una traiettoria di 7 sponde, quindi ha la doppia, il tiro a doppia chance, diciamo così. Ottimo traversino di seconda per Michelangelo Agnello, che ha il solo difetto di essere rimasto un po' abbondante e sfrutta questa abbondanza di Agnello a pieno Caratozzolo, che realizza 3 birilli sul giro ad andare avanti 53-34, e qui dovrà fare un super tiro Agnello, dovrà realizzare disfaccio e difendere e mettere insieme queste due cose, tutt'altro che semplice. Già fa una buona cosa a difendere. Mi sembra che gli sia partita una steccata da delirio qua, riuscire a scambiare. Non è banale questa biglia. Gli partivano da una bruttissima diagonale e la battente attaccata a sponda, quindi l'ha dovuta affrontare a stecca alta. 53-38. E arriva in difesa Santi Caratozzolo. Adesso impegnativa la risposta per Agnello. È sotto 15 punti. Vediamo se si completa il disegno d'angolo. Ma non riesce a difendere. Si completa, 6 punti per lui, ma è set point per Caratozzolo per andare sul 2-0. Caratozzolo a incrociare. Incrocia benissimo, nel frattempo passa nel centro del castello con la biglia avversaria, ne realizza 10 e fa su anche il secondo set. Linea alla regia. A 0 per Santi Caratozzolo, sicuramente determinato a prendersi la rivincita. Della ora, d'ora in poi lo sai che faccio, mi sveglio, socio, e dal momento che ho il biliardo in casa, la prima cosa che fa, tiro un angolo di scambio. Questa la mettiamo, me la preparo già prima di andare la sera a letto. Sì, esatto. Sì. Fai cartella. E appena mi sveglio, la prima cosa che faccio, tiro l'angolo di scambio. Fai come la valigia quando dobbiamo partire. Lo tiro in pigiama. Sì. Quando dobbiamo partire la sera prima fai cartella. Sì, metto già le biglie pronte sull'angolo più vicino al divano, che almeno faccio meno strada. Chiaro, sì, chiaro. Perché dura fatica. Non è il miglior Agnello. Caratozzolo sta facendo il suo. Sì. Quando deve fare, ha fatto.
e non importa per ora neanche che sia poi così brillante. Vediamo se parte. Beh, da qui qua, la semifinale di Aniello con questo gancio da 10, si vede, gli porta fortuna Gurioni. Cambio arbitro, Francesco Gurioni adesso in direzione del tavolo, mette l'assistente al punteggio, è il signor Maurizio Signori. Ogni 2-7 gli arbitri, anche per mantenere la concentrazione. Il signor Signori. Parabola per Aniello. Sul largo, vediamo se riesce a chiudere in difesa. No, ma questa è da straguadagnare, ammesso che Caratozzolo decida di attaccare per il traversino. Traversino che andrebbe, qui con questa diagonale andrebbe giocato a girare di 7, ma nei sogni con la mano sul panno, giro stretto probabilmente per Caratozzolo, o traversino e pallino 4, che però mi sembrava complesso e l'ha già giocato discretamente Caratozzolo. Dacci la diagonale. Angolo di mezzo colpo per Aniello ad allargare la traiettoria. Questa è una steccata di Aniello. Fantastico Aniello, bisognava arrivare proprio all'impatto con ancora un effetto retrogrado e ci è arrivato benissimo Aniello. Bravo. E parabola impegnativa per Santi Caratozzolo, deve passare tra pallino e castello. Beh. E guarda là. Così, Caratozzolo fa il Marcolin. Sì. Marcolin, se non sbaglio, ha fatto anche pallino da 4. Non sbaglio. Sì, abbastanza celestiale questa, diciamolo. Certo. Con tutto il bene che si può volere a Santi, ma è assolutamente un piccolo jolly. Intanto molto un richiamo qua invece di Aniello su questo striscio stretto con il pallino da 4. Voleva fare assolutamente questo disegno e ci è riuscito in un modo perfetto. Non ha neanche valutato il 2 uomo di 3. Non va di accosto di Garuffa, ma va di accosto di leggero effetto Santi, e facendo il pallino da 3 non fa un affare, non l'ha preso in considerazione l'uomo di 3 stretto, a fare 4 allontanarlo. Pallino da 4 difficile da mollare per Aniello, infatti non lo molla, ma non molla neanche il birillo rosso. 14 per Aniello, 34-9, grande partenza del campione di Mola di Bari, che non ci sta a cedere il passo facilmente in questa seconda semifinale. E qui errore di Santi, che imprime troppo effetto su questa candela, lascia biglia e virtuale match ball per Aniello, perché qualora dovesse realizzare anche questa biglia libera si porterebbe veramente a un passo dalla chiusura con un Caratozzolo che ancora a quota 9, e 6 di questi punti sono stati realizzati insomma su una presa di biglia di parabola. Qui non quadra difensivamente, realizza il filotto, realizza 10 punti, però sì, tutto sommato 48-9 sto, un parziale che dici? Più che favorevole per Aniello, anche se dovesse realizzare il massimo qua Caratozzolo, manterrebbe praticamente 30 punti di vantaggio. E mantiene tutti i punti di vantaggio, perché Caratozzolo qua fa un passaggio a vuoto. Sì, qua ha tirato Santi anche a difendere, quindi a sparare fuori per far rientrare la palla avversaria e poter guadagnare il centro con la sua difesa di Castello, che non ci sarebbe stata con la stretta in uscita. È lungo anche qua.
Però vediamo lungo se la sua biglia va attaccata al centro della corta, mi sembra instradata bene. Vediamo se gli cerca questo pallino da tre. Ma qui penso debba tirare, tanto a poco da tirare per dire. Per? Non ce l'ha di scacciare. Per lo sfaccio, eh? Effettivamente mi sembra dura. Pensavo staccasse un po' di più, ma si vede il bollino del punto, quindi era praticamente attaccata. Rimane corto sulla divisione. Traversino per Michelangelo Agnello. Oi. Che qua poteva anche andare un po' meno di fino, eh? Sì. Anche perché poi le partite si annodano, come si dice. Questa è la giocata perfetta. Ma secondo me è lunga. Dici? Ah, l'avevo vista meglio. No, anche perché non c'era tantissimo, non è che ci fosse tutta questa bella diagonale per difendere in questo modo. Pensavo che tornasse, che rallentasse la corsa la giamba. Poteva quadrarla di colpo, di mezzo colpo, andare in corta con la sua. Quando è che la gialla era al centro? Quando la biglia di Anelli aveva appena fatto il filotto? Eh sì. Che è quella che la forza, che, giusto? Sì. Lì dipende, cioè, ecco, lì c'è una variazione ancora maggiore. Ce la fai poi rivedere quella il discorso dell'effetto, Nico, dipende quanto è carica l'effetto. Sì, sì, certo. Quella di Caratozzolo dove ha fatto 8 è dall'alto, se è possibile. Parti un attimino con il fermo immagine, per cortesia. Sul 48-9. Un traversino di Caratozzolo. Dopo lo sbaglio di Agnello. Agnello cerca intanto questi due punti di due sponde che per ora non arrivano. Fermo lì, torna indietro. Sì, ce l'ha di due e mezzo. Ce l'ha di mezzo colpo. Di due, ma di mezzo colpo. No, però dicevo di uno e mezzo. Poi la lasci andare perché voglio vedere una curiosità che potrebbe essere interessante. Il sincrono delle biglie. Sì, per capire quando è che la gialla è al centro del tavolo. Credo che appena la bianca ha battuto giù l'ultimo birillo del filotto, questo potrebbe essere l'ultimo tiro. Dai, non mandiamo la pubblicità, dopo lo vediamo con calma. Sì, lì rispetto a quello che si può riuscire a evincere sui filotti, sul traversino c'è molto più l'incognita dell'effetto, che chiaramente a seconda della quantità che ha la palla battente tende a fare variare molto le corse. Intanto tentativo di due passate e mezzo di filotto per Santi Caratozzolo, magari per dover di cronaca e basta. Realizza 10 punti, si porta a 29. Sì, qui angolo per Agnello al doppio obiettivo, principalmente sarà il pallino, qualora dovesse ingrossare, qualora dovesse scarseggiare un po' di più, fa l'angolo e chiude. Rivediamo un attimo il traversino di, se non andiamo in pubblicità, dall'alto se possibile, Mirko. Vai, lasciamo andare. Fermala quando la gialla è al centro del tavolo. Fermo lì. No, invece... Sì, è un 1,5. Un 1,5, dai, 1,5, poco più di 1,5. Quindi, sì. Se è 1,5... Dicevo, di si valuta così? Sì, cioè, non è che cambi tanto. No, correttissimo. Se, quindi, a medesima diagonale, il tiro invece che spingerlo, lo giochi di mezzo colpo, quindi per guadagnando la corta, l'1,5 per difendere diventa buono intorno alle due passate. La differenza... Perché quell'altra deve toccare la corta e tornare verso il centro. Esattamente, quindi non tocca immediatamente la prima sponda, poi è una rotazione retrograda. La diagonale ideale è una differenza per quadrare di due passate quel tiro,
è una differenza con l'angolo 50 inferiore al 15, quindi un 12-13. A 15 è già un po' troppo l'angolazione, devi giocarlo. Non due diamanti. Ah no, non lo guardo con l'inclinazione perché dipende. Comunque 15 come differenza corri già tanto, ti deve partire una qualità di colpo bella e una forza inferiore alle due. Se è più stretta, diciamo l'idea è una 35-35-35-30, una roba del genere, cioè è bella quella proporzione. Senti Caratozzolo. Scusate, per correttezza di informazione ci ho messo uno in più. La differenza tra 5 e 0, ho detto 15, adesso la confondevo. La differenza tra 5 e 0, la diagonale ottimale, la lascio in stratolo. Questo. Ecco, sì, all'angolo 50, e io ti dicevo più sui due diamanti perché diciamo visivamente si capisce bene questa. Queste sono le due linee, esatto, classiche per più la seconda, più quella rivolta verso il castello, che prevede l'avversario in mezzeria o appena spostata. Sì, che ha più senso perché ce la devi portare. Ce la devi portare con l'effetto, sennò perderebbe senso. Ce la devi mantenere, no, è un problema. Se ce la devi mantenere. Michelangelo Agnello comunque per analisi è riuscito immediatamente a conquistare tra l'altro un set nevralgico, il terzo, perché andare 3-0 insomma poi diventa un'impresa abbastanza titanica. Pochissime le partite in competizione ufficiale che sono passate dal 3-0 al 4-3 in favore chiaramente dell'altro giocatore. Agnello qua la giocata di castello la messa, era anche bellina da tenere corta la bianca, a fare la, dice, a giocarla un po' più grossa, ma che ti dice che forse non l'abbia giocata un pelino più grossa, a mettersi sotto pallino, sì. Potrebbe essere, vista la forza, più potrebbe quella essere. Che altro. E qui Santi, nonostante una presa in finezza, non riesce a dire che voleva una forza un po' più ridotta, non è riuscita a tornare in difesa. Traversino, giro a tornare indietro, penso. Ma era bello questo giro a tornare indietro, Gianluca. Non brutto, era appena da diminuire di non forza. Non la vedeva tutta sotto la palla. Giro a girare, affidarsi con l'impatto del pallino da 4, questa è assolutamente una due meraviglia. Rossi per Caratozzolo, bravissimo, capolavoro. Santi, tiro più bello dell'incontro. Sì, anche perché di facile aveva il giustissimo questo. Vediamo se ha lo spazio di manovra per giocare di 4, arrivo pallino, più lo guardo e più mi sembra di no.
Grastevole basta, immagino. Ma si stacca poco il pallino, buon per Aniello che riesce a appoggiarla meno alla sponda lunga, tanto da non perdere raddrizzata. Striscio di seconda. Buone notizie per Calatozzo. Buone notizie. Altro non c'era, con 10 punti di vantaggio, anche uno striscia a portarla in fondo, mantiene la posizione. Aveva un poco angolo, ma sì, poteva anche esserci questa tirata, si poteva tirare meglio. Ma di così, secondo te questo si chiudeva meglio a tornare indietro per giocare fondamentalmente il pallino da 4? Lo sto dicendo una fesseria, domando. No, più che altro è difficile tornare indietro perché se hai la palla attaccata a sponda, come scarseggi la tua tocca la sponda, non torni indietro dritto. Giusta osservazione, però. Ma volevo vedere se eri attento. Bravo, socio. Sei sempre sul pezzo, caro socio. Diciamo che era una di quelle posizioni che, come spesso dico, faceva schifissimo. Andare avanti così, magari tirato un po' meglio, si poteva semplicemente pensare di allungare il gioco, la tua va avanti, sì, e li allontani. Esatto, poi è andata anche bene a Santi, che insomma. No, anche perché se lasciano sfaccio a 10 punti di vantaggio. Siamo pari. Quindi. Certo. Gancio per Caratozzolo. Mirko, ci rendi edotti della situazione dei master, per cortesia? Tabellone, grazie. E intanto un altro rosso da solo per Aniello, e riesce anche a difendere, credo, dallo spondabiglia. Tutti pari. Abbiamo già la finale. Chi vai è? Chi? Borrone e Moscatè. Allora vengono ripescati un paio di master, perché Moscatelli era già, aveva già diritto di passare o no? Si può giocare peggio. Solo un 4-2, poi tutti gli altri percorso netto di Fernando Moscatelli. Borroni più su un umile 4-1, spesso. Fabrizio, sempre stato un ragazzo umile. Uno te lo fa vincere. Non si salva su questo tentativo di giro, allontanare le biglie Aniello. Raddrizzata, comoda, molto invitante per Caratozzolo, che fa 6 punti ma non riesce a quadrare difensivamente. Okay. 29-23. In candela sul ipotetico 4 della Goriziana. Aniello, questa raddrizzata ad incrociare. Buon per lui che almeno riesce a mantenere il gioco in difesa. Obbliga Santi a un 2 a mo' di 3 oppure a un gancio di parabola, e questo mi sembra un po' meno probabile perché la biglia battente è molto vicina al castello, oppure a un'americana di calcio. Sceglie per quest'ultima opzione.
che è quella più grossa, perché non c'è il passaggio, non prevede il passaggio dietro la biglia, mentre il duomo di tre c'era un ipotetico passaggio per lasciar palla, giro per Michelangelo Aniello, questa volta ha giocato molto meglio del precedente, sistema la sua molto vicina all'intersezione delle sponde, realizza 4 punti e rimane alla ruota di Caratozzolo, 29-27 il parziale. Set davvero importante nell'economia di tutto il match. E è quello che sposterà gli equilibri qualora dovesse vincerlo Santi, è quello che riporterà tutto in parità qualora dovesse vincerlo Michelangelo Aniello. Pallino 3 per Aniello e una sorta di parificazione, anzi la vedeva da giro, quindi giro scorrente e pallino da 4, è un altro 14 questa volta di Aniello. Pensavo che non vedesse tutta questa porzione, invece ha sfruttato appieno questa strada Aniello. Qui molto probabilmente subirà la steola di sponda palla, però non riesce a staccare troppo dalla sponda lunga, qui un errore gravissimo da parte di Caratozzolo. Questa steola era più difficile farla anziché non farla. E oltretutto lascia un altro pallino da 4 sicuro a Daniello, che rischia un po', gioca un po' con il fuoco a ritornare in quella posizione, che anche qua questa steola è fattibilissima. Una Santi l'ha sbagliata, certo questa è più difficile della precedente, ma si può tranquillamente fare. E ancora un errore gravissimo, non gli ha dato neanche il verso Caratozzolo su questa steola. Rimane addirittura di fisso, ma di un altro sicuro pallino da 4 per Aniello, che non forza la conclusione di fisso perché non vuol perdere la posizione sul pallino. Da abile carambolista non lascia questo pallino sul tavolo. 49-32, certo che due errori gravi su due occasioni di steola per Caratozzolo, che adesso fa anche il terzo errore consecutivo, prende rimpallo. Questo è un errore un po' più veniale perché è stato sui birilli anziché sulla divisione dei tre, è un errore più accettabile. Certo non è accettabile il primo di errore sulla steola, che effettivamente non era, ecco, non era facile non farla. Due punti per Aniello su questo giro, tiene tanta distanza tra le biglie, invita la colpitura a Caratozzolo che è indietro 19 punti, qui il problema per Caratozzolo sarà riquadrare in difesa, qui deve sparare di colpo in testa, di sventaglina. Qui riesce a evitare il rimpallo, però non mette nessun punto nel suo score. E sicuramente questa è una buona notizia per Michelangelo Aniello, che mantiene 19 punti di vantaggio. Garuffa per Aniello, che cercherà il massimo ingresso. In difetto di questo prenderà di prima e scapperà via. Ritorna in zona pallino ed è una buona zona da frequentare per Aniello, che poi il problema sarà tutto di Santi togliersi dal quadrato inferiore, dove c'è il pallino che è messo in una posizione in cui
è veramente grosso come marcatura, ci prova di raddrizzata Caratozzolo. Ormai sono già 4-5 tiri che il campione calabrese non riesce a trovare niente di buono, e le biglie si sistemano anche in una posizione molto favorevole a Daniello per vincere sul colpo. Qualora dovesse realizzare il rosso, chiuderebbe automaticamente. 9 punti mancavano, 9 punti realizzato per Aniello, che impatta sul 2-2 nel replay il comodo angolo di prima, arrivo pallino, tutto molto bene per Aniello e siamo in parità. E noi andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità anche qualche highlights, rimanete con noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Ricerchiamo dove è stata la chiave di questo set. Dopo il giro da 14 di Aniello, qui è molto avanti Mirko, eccolo qua, questo è il giro da 14 di Aniello che batteva a 29. Qua pensavo che Aniello giocasse il pallino da 3, invece no, aveva anche la porzione, non pensavo avesse questa porzione. No, più che altro perché ti metti in partita, puoi metterti in partita. Sì, no, ma io non pensavo che la vedesse da giro. E qui un errore gravissimo da parte di Caratozzolo, che non riesce a staccare la biglia bianca dalla sponda lunga e andare a fare steola. Anche parecchio forte questa palla. Che è sbagliata la forza. Devi battere più piano di quello che pensi. La prima. Esatto. E poi dopo un altro errore. Qui Michelangelo Aniello si accontenta del 4, ma si riespone qui a un'altra steola. Qui avrei giocato 3 io. Oh, Michelangelo Aniello l'ha vista così. Quindi si riespone a un altro tentativo di steola. E qua Caratozzolo non ci va neanche vicino a rifare un'altra steola, perché cosa è successo? L'ha presa grossa e è rimasto quasi di fisso, alla fine è rimasto di piqué a pallino da 4. Questi sono i due errori abbastanza clamorosi di Caratozzolo, che non ha dato neanche minimamente al verso, non è andato neanche vicino a fare neanche una delle due steole. Sono errori abbastanza gravi che Caratozzolo deve cercare di togliersi di dosso. Ma il primo più che altro ci vedo, non so tu come lo interpreti, ma ci vedo un errore di forza abbastanza importante. Di solito sì, anche d'effetto. Di forza, di effetto. Ma perché sai, anche se ti parte un po' più forte c'era talmente margine che l'effetto ti fa staccare la bianca dalla lunga. Te la fa girare dalla lunga, certo. Capito. Motivo anche per cui si dà lì. Perché l'angolo ci sarebbe già.
l'angolo sfuggente, lo prendeva solo. Sì, però l'effetto è quello che ti dà la garanzia di staccarla da spawn. Sì, assolutamente. Poi... quell'altra era un po' più difficile della prima, però almeno il verso gli si deve dare. L'ha presa proprio... Ma secondo me, io ti dico la verità, io vedo più facile la seconda. Ma secondo me era più facile la prima. La prima era... la prima seconda... bisognava impegnarsi per non farla, bisognava prenderla proprio in quel la modo seconda lì e farla la sbagli solo se entri pochissimo e fai il pallino, prendi scarso la contraria, il pallino da tre lo fai davanti, non gli vai dietro, ma un po' di probabilmente un po' di poca lucidità, non voglio neanche pensare che Santi non sappia come si gioca. No, certo, però poi dopo successivamente un altro sponda palla in divisione ha preso rimpallo, poi sbagliato, anche ha forzato poi uno sfaccio quando le cose ormai erano già ampiamente compromesse. Quindi 2-2. Quindi anche qua, ti ho dato l'espressione? L'hai visto? No, è classe. Un'ora di gioco per set, il terzo velocissimo che è volato via in 8 minuti e poi assolutamente nella media tutti intorno ai 15 in media, a parte il primo più lungo, però un incontro relativamente veloce negli standard, 2-2 in un'ora. Non si salva probabilmente Santi Caratozzolo. Ma ho parlato troppo presto. Lo punta, ma poi alla fine tira la bricolla. Che bella questa telecamera. Questa è bella tanto, sì. Attenzione Agnello, questo è un errore gravissimo. Non è bella questa bricolla per Agnello. No, decisamente non bella. Subito sul filotto, non riesce a levare il pallino con la battente. Realizza 7 punti. Ma qua si può dire ce ne stava qualcuno di più, considerando anche che tirava Caratozzolo. Quindi ecco, però... considerando che tirava Caratozzolo, sì. Se avesse tirato Biondi, io mi accontenterei. A sette, ma... a scendere Michelangelo Agnello. Questa è bella, bravo, bella Michi. Tanto questa. Sì. La steccata perfetta. Pulitissima. Sono sganciate anche in modo se, perfetto, non mi aspettavo che andasse fuori. Con un angolo così frontale, no, perché partiva parecchio frontale la battente. 3¼, una forza correttissima. Ti aiuta a mantenertela anche dritta l'altra, la perché ha fatto il 2 di seconda, quindi non è uscita tanto. Proprio la forza che te la tiene, più a forza più la tiene dritta. Vediamo se riesce a fare questo. Caratozzolo, vuoto, vediamo se rientra per un ultimo o due, no. Nota positiva al fatto che comunque ha difeso. Ci va di buono Michelangelo. La prende due volte. Di prima e subito dopo di calcio. Qua era roba dura. Intanto Caratozzolo di seconda, questo sfaccio con pallino da 4. Qui si sono allineati tutti i pianeti giusti per Caratozzolo, compreso anche l'impatto sul pallino che è stato pieno, non è andato a interferire sulla corsa della bianca e neanche la sua ha interferito sulla corsa della bianca quando stava proprio per realizzare il filotto. Bellissimo questo sfaccio. Premio a una bella steccata. Esatto. Dai.
vede palla comunque Agnello, vediamo se riesce a indurirla per farla rientrare. Che bravo, bravo Michi, questa è una meraviglia, Su questo tavolo poi è veramente una meraviglia, perché questa conclusione il tavolo non te la regala, di tre passate, fantastico Agnello, fantascientifica questa, che bella. Poi tra l'altro dopo aver subito quel 14, sì, quindi sotto pressione dal fatto di dover per forza rimarcare, rimanere attaccato a Caratozzolo. Due steccate, 26 punti, che sono mediamente i punti che faccio in una settimana. Poi insomma su uno sfaccio e una stretta, insomma, non erano proprio fatte. Non a spingere, no. Vediamo se si corregge Agnello, direi che lo fa in modo esemplare. Ci va di una Caratozzolo, vediamo se riesce a spostare la battente dal centro del tavolo, sembra tutto riuscito perfettamente. Buon disimpegno davvero per Santi. E qui gliela lascia andare, dici? Secondo me non la puoi lasciare andare su un punteggio 21-22. Era brutta in tutti i modi, però era parecchio alta, Sì, sì. Perché se la prendi di sopra, di sfaccio, bevi, cioè porti via il pallino. Ma sai con la buona. Sai perché te l'ho detto? Perché l'ho non visto c'era grande... niente. No. Ah, per come l'hai visto grande già, un po' veloce. Infatti la mia era una domanda, nel senso gliela lascia andare, nel senso. Sì. Ora lui inizia sempre la prima fase di brandeggio veloce, ma l'ho visto arrivarci. Magari ecco, io mi sarei avrei giocato un simile accosto. Oh, ecco. Ora non avrei dato questa forza. Poi se ti appoggi o non ti appoggi hai sempre la fortuna che tanto magari dopo tira scomodo. Non è che cambia tanto perché tanto quella brutta rimaneva, era, ma... esatto, brutta era e brutta rimaneva. Non è brutta invece questa 5 sponde di Michelangelo Agnello, che realizza 6 punti, appoggia la sua nel punto ideale a 5 della lunga. Però insomma era una posizione abbastanza brutta quella, quindi qualsiasi scelta non era detto che ti portasse fortuna. Vediamo se forza la Z di pelo di palla, potrebbe esserci anche di seconda qua, colpi in testa ad ammazzare la tua, forza la Z, qui chiave alla forza dell'altra. Sì, più scarsa la prendi più viaggia la tua. È riuscita a bilanciarla in difesa, questa è una buona notizia per, sì, però per questa, questa se non ti parte timida, cioè che è proprio un'assoluta eventualità del tiro, basta non prenderla grossa. È una cosa, una forza che si usa anche quando sei tra il prenderla davanti e il prenderla di sponda, gli dai questa forza. Poi se la graffi di prima. Esatto. Fai questa difesa e se non la prendi di sponda. Garuffa per Caratozzolo, dopo due belle marcature, una da 14 per Caratozzolo e una da 12 per Agnello. E adesso Caratozzolo, Agnello, mezza garuffa.
Sembra obbligata. Dici al volo, eh? Al volo. Ma non ne vede proprio, perlomeno vicino. Non me la tira nessuno la parabola con poco effetto in divisione, eh? Qua non serve il poco effetto, socio. Bisogna girare un po' di più. No, vabbè, ma non è. Però questa la vedevo. Penso sia il punto più brutto che potesse prendere, cioè. Beh, però nel frattempo. Però le allontani. La attacchi quasi a sponda, eh. Magnello punta di effetto a sinistra quando gioca a difesa. Difesa è nemmeno male, vediamo dove si ferma. Ah, direi una gran bella difesa per Michelangelo. Qui doveva giocare di sponda palla dalla corta, andare verso l'alto con la sua, strusciando lungo la sponda lunga. Per un filo di rimpallo. No, mi sembra sia uscita pulita Gianluca. Dici? Ti è sembrato un velo di. Mi sembra perché è partita tanto forte la bianca. Ma perché la tua lì non ci va, sono rimpalli. Ma ha dato tanto effetto, Non so, la dovrei vedere dall'alto. Mi sembra strana cosa ha fatto la contraria. Ce la fai rivedere poi quando abbiamo modo. E poi perché tanto, bravissimo. Super amica. Capolavoro Daniello di tre quasi tre birilli per lui, sei punti di tre sponde. Sì, poi per carità, meglio prenderla così e rimpallare un goccio che non che tirare e volare. Certo. Se hai il replay. Secondo me è andata lì perché gli ha dato, vedi, tanto effetto. Ah, dai, rimpallo. Ma perché è partita? Ma si doveva rallentare la bianca se non prendeva rimpallo. Secondo me è uscita pulita. Ma come fa ad andare da lì a staccare dritta verso il centro del tavolo? Per l'effetto. Era carica d'effetto a sinistra. È l'effetto, non è mica magia, eh. L'effetto a sinistra ti porta verso il centro, non lungo la sponda lunga. Ma non ti fa tornare indietro. Ma come no? Ma fa. Un goccino, se non rimpallare, ma si vede nettamente. Non può, nell'impatto, può ma venire dritta. Ma perché non ha rallentato la bianca? La bianca intendi? La bianca, vedi perché qua, non ha rallentato? Qua si toccano. Però è partita veloce anche la bianca. Ma sì, non è normale che fa l'effetto Pacciarotti, ma succede tante volte questa qua, a volte la consideri, sì. Non l'ho visto però. Bravo intanto Tati. Tre birilli per Caratozzolo, si mette a 39. Procedono appaiati, eh. Pallino 3 oppure buca, si leva buca. Dal quadrato, sì. Anche buca buca. Via. Non è che si facesse una gran messa, No, sai, a 9 birilli ti fai buona magari anche la bevuta di un 4, di un 8. Cambia il discorso così, a meno che non ce la metti dentro. Pallino a 3 era brutto, A riportare le parificate all'altezza del 20. Aia. In questo momento questo è grave. Questo è grave perché oltretutto è partita anche proprio una steccata timida a Caratozzo. Vediamo se si molla questa palla. E Anello rimane nella terra di nessuno. Non l'attacca neanche a sponda. Questo lo ritirerebbe volentieri Michelangelo. Sì, non stanno obiettivamente, salvo a sprazzi, ma non stanno giocando un gran match. Un match molto nervoso fino a questo momento. E qui Caratozzolo invece ci dà prova della sua incredibile abilità di colpitore. Riesce a contenere di lunga centro la battente incandelando l'altra. Questa la mettiamo tra quelle belle. Sì, soprattutto anche per il momento. Sì, belle e coraggiose, perché dare questa forza qua e non quadrare, a meno che non ti metti a colla con la tua, significa pagare un tiro analogo. Però gli è partita una steccata
fantastica. Duomo di tre in attacco per Agnello in una delle posizioni ideali, quando la battente parte da sotto il castello l'avversaria è nella zona del diamante 20, è proprio una diagonale che di palla piena ti dà il traversino. Infatti vedete, la intercetta appena meno di piena, fa un traversino largo, ma è anche una condizione ideale per difendere negli angoli. Ottima uscita di Agnello. Un paio di persone, eh? Eh sì. E bravo Caratozzolo, realizza 6 punti. Accompagna bene questa sponda palla. Anche col corpo l'ha accompagnato, proprio se l'è guardata fino in fondo, si mette a quota 55-40 Agnello. Agnello, se vuole sperare di far suo questo set, deve centrare questa garuffa. Deve fare due capolavori in fila, Michelangelo. Capolavori, due tiri pieni in fila. Solo non è andato distante. Solo due. Ma diciamo che uno bastava per mettere grande pressione a Caratozzo, a cui comunque mancano ancora 5, quindi gli manca un tiro pieno. Sicuramente un pieno qui da parte di Agnello, che comunque l'ha tirata benissimo, avrebbe messo qui alla strada anche del 2-3-5. E qui ancora il momento in cui comoda di più forse un tiro di calcio a Agnello che un tiro di prima, che può marcare e difendere. Con Caratozzo a 5 non so se tirerei il dentro fuori sotto la sponda di calcio, a parte che è brutta al volo, l'avevo vista più alta, più verso la corta. No, forzerei di sponda, non è brutta questa. Infatti si vedeva proprio... Perfetto. Comoda di più di calcio, perché gli può dare attacco difesa. 48-55. E qui sta di candela, però deve realizzare il rosso per chiudere. La domanda è che forza gli dai la corda. La domanda è, intanto sto pensando anche se tirerei di candela io. Alternativa al volo è bruttissimo. E gli ha solo la forza della corta. Vediamo se fa rosso e chiude Caratozzo. Grande chiusura. È importante chiudere, perché guarda, poteva anche perdere il traversino, se non chiude. Sì, infatti io do pienamente ragione a Marcolin ieri. Quella lì ho imparato nel tempo che gli do la forza alla coscia. La gioco a raddoppiare, perché mi è successo, guarda, in campionato, che mi è andata esattamente come è andata a Poi per di traversino. No, mi è andata bene in campionato. Ho preso i tre birilli, lì avevo fatto anche steola. Però le ho guardate poi quando si sono fermate le biglie, no? E ti viene la domanda, ma se non la prendevo così? L'ho riprovata, proprio quella cosa che diceva Marcolin, a giocare non proprio un due... Deve essere dritta, non, perché no, se no... ok. Non proprio un due corse, ma una forza allegra, no? Tante volte, se non la prendi proprio, si sfalsano, cioè almeno non lasci un qualcosa di carico, non lasci il traversino. Perché lì mentalmente ti devi mettere nella condizione di dire che puoi pagare qualcosa, quindi dici cerco un qualcosa che mi faccia pagare il minore dei mali. E il traversino è il peggior dei mali, quindi... Anche soprattutto perché poi un traversino con le palle che possono essere portate a posto, cioè proprio poi un traversino che tanto è un dentro fuori, quindi se come, quello ieri, quello ieri di Borroni, esatto, se avevo 16 pazienza, l'altro è 59, avevo già perso, cioè, certo. La disgrazia che l'avversario è a 59, quindi tanto anche se bevo 14 o bevo 2 uguale, quindi lo tiro. E qui PM per Caratozzolo. Punto marcio, E il punto marcio viene sentenziato da
Agnello. Caratozzolo, angolo forte probabilmente. Ci ripensa Santi, si rialza. Penso con l'intento di valutare anche una strada difensiva, no, poi va avanti a puntare d'attacco. È andato a vedere l'altezza della sponda per dell'avversaria, se fosse a collo leggermente staccata. Nella sua intenzione c'era quella di un angolo di prima e pallino 4, a vedere come si sono mosse le miglie. Giro per Agnello a scambiare i quadrati. Intercetta piena la palla avversaria, non difende. Caratozzolo lo può attaccare di sfaccio. Ammorbidisce la steccata, trova benissimo di seconda al filotto. 11 punti per lui. Molto modulare la steccata di Santi Caratozzolo, riesce proprio a variare benissimo la forza delle steccate, qua l'ha fatto in modo magistrale. Agnello, angolo di secondo e pallino. Arrivano 4 punti, non realizza pallino. Sì, non contentissimo Agnello del risultato ottenuto su questo angolo di seconda. C'è la porzione di prima di misura ad andare a 4 di lunga corta, secondo te? No, a 4 di lunga corta non va. Infatti gioca qualcosa di mezzo colpo. Questo era, io avevo paura di questo. Qui ne beve 14. Ma abbastanza contenta Dina del finale di questo. Sai che questo tiro giustamente può essere la palla di tutta la semifinale. Questo sposta, Però se l'ha presa davanti vuol dire che ce la poteva aver di spinta o non arrivava. No, non lo so, però faccela vedere al replay. Prova dall'alto a vedere. Quella la bevuta di Caratozzolo. Questo, una domandona questa, Mirko. Questo va bene anche dal basso, da dove ti pare, ma non importa, il fisso. Caratozzolo riesce subito a reagire, lo fa con una traversino di mezzo colpo da 8 punti, riesce subito a cancellare l'errore. Avanzava ad effetto. Cioè, quindi piano, dici? Piano. Ah, sì. Agnello bricolla sullo stretto, paga traversino. Questo è un momento semidrammatico. Qui più concentrata alla difesa che all'offesa, Caratozzolo realizza soltanto 4 punti, che sono un po' pochini, però difende. Partita che poteva volare via, è rimasta in termini di assoluta giocabilità per Caratozzolo, 34-26 in favore di Michelangelo Agnello. Il pallino 3 di sponda palla. È qui momento di confusione per Michelangelo. Questo è un tiro che bisogna non dare retta all'occhio e mirare molto più in alto rispetto a quello che ti dice quando si tira così piano.
è sullo stretto questa traversina Z per Caratozzolo, che riesce a trovare difesa ma non marcare. Sicuramente è una buona notizia solo per Aniello, che vede inalterato il suo vantaggio di 11 punti. Ancora alla ricerca di un pallino, e qui gli passa davanti? No, la prende l'ultimo pezzettino di Bidia. È una conclusione quasi uguale a quella precedente. Dovrebbe essersi rinfrancato Michelangelo dopo la bevuta di Caratozzolo e il successivo fisso, e invece è successo qualcosa, come se abbia perso un po' la strada. Ha sbagliato una bricolla. Caratozzolo, obiettivo minimo, il pallino da 4. Non vorrei che Michelangelo cominciasse a fare dei pensieri legittimi ma non positivissimi, cioè il fatto che, ripeto, manca dal titolo da 17 anni, 16 anni, e manca comunque una finale da 7, quindi cominciano ad allungarsi i tempi. Dimmi. Qui traversino di calcio, direi. Con l'effetto a destra, forte lo sta tirando, mi sa. A fare traversino e giro, allora? No. Così non mi... Non te gusta, eh? No, allora giocarlo... bisogna valutarlo bene dal biliardo, sì. Perché ci sono... si può giocare con l'effetto a sinistra e l'effetto a destra. Dipende dove vuoi andare con la tua. Esatto. E che forza. E soprattutto quando devi percepire dal biliardo quanto stacca. Qui è difficile definirlo dalla nostra postazione. Michelangelo si risveglia dal torpore e c'entra questo giro da 10 punti. Ma allora, scusami Nico, giocarlo per giocarlo, lo giochi di colpo, no, così di effetto contro, e giochi sia il fisso che il giro, le riporti al tiro da Goriziano. Ma infatti pensavo tirasse quello io. Ah, ok. L'ho visto impennare. A posto, sì. Quindi sì. Tira forte, pensavo tirasse quello. Che ti lui, fai due obiettivi. Lui che... invece ha tirato a entrare, a scivolare un po' con la sua, a portare quell'altra nella corte e a fare steola. Insomma, anche un etto di prosciutto, ma l'ha tirato... Crudo però, di palla. Che poi se ci pensi... Cioè, non mi sembrava così. Poi magari lo ritira, me lo fa rivedere, lo fa al primo colpo. Ma però non mi sembrava così banale, ecco. Se ci pensi, aveva tolleranza quella veloce, perché... devi chiaramente non entrare, no? Ma se entri anche tanto, potevi stare vicino, era staccata di più. Se entri anche tanto, l'altra ti fa il giro. Magari non fai il fisso subito, ma 99 su 100 fai il giro. Poi è una sensazione del momento, come spesso vi diciamo, anzi sempre vi diciamo, noi siamo comodamente seduti, magari non troppo al fresco. Però qui non è un discorso di tensione, è questione di percepire il tavolo e l'impatto, vedere quanto dista. Però mi insegni che per avere questo tipo di percezione, intanto bravissimo Aniello, sfiora la chiusura. Ma insomma, la mette in banca 59-34, perché qua Caratozzolo si deve oltretutto salvare, oltre che a marcare. Per valutare, per sentire, per percepire, devi esserci, cioè devi essere lucido. Sì, di sicuro non la decidi se la tiri di una passata di misura in 5 secondi come ha, sì, diciamo un attimo, come ha deciso Caratozzo. Set point per Aniello, per andare alla bella. E si va alla settima partita. Tutto vediamo, rimandato. Vediamo l'espressione della Dina. Se ce la facciamo a prenderla in tribuna. Sofferenza totale della Dina. Sì, però mi sembra che sia tornata meno cianotica nel viso, quindi sta respirando adesso. Pubblicità per noi.
quasi tutto pronto, aspettiamo che termini la pubblicità Rai, sarà l'ultimo set che decreterà l'altro finalista che andrà a far compagnia domani mattina alle ore 10 per la finalissima a Paolo Marcolin. Saltella sul posto. Qui sono importanti sia le condizioni mentali ma anche quelle fisiche. Alla ricerca di concentrazione i due giocatori. La tribuna gremita. La settima partita viene vista da molti, Sì. Pieno in ordine, in ogni ordine di posto. È una bella. Anche fuori posto. Bel colpo d'occhio, sicuramente. E noi siamo privilegiati perché siamo poco più su di lì. Vediamo se ci fa vedere. Si vede la manina, saluto. Eccola qua. Eccola lì, la mano di Nicola. Abbassa, voglio vedere. Di là, devi di là. Tu ti sei visto tutto proprio. Ah sì? Sì. E beh, è una cosa positiva. Sì, sì. Bello come il sole nasce in bene. Il brizzolato quasi cinquantenne l'8 dicembre 2023. Ci siamo quasi, socio. E soprattutto io ci sono arrivato. Appunto, ancora 7 anni. Va un po' per le lunghe la pubblicità Rai, questo non giova sicuramente allo stato d'animo dei giocatori. Possiamo neanche fare un pronostico perché non ci penso neanche. Che facciamo? Di cosa parliamo, socio? Parliamo delle interviste di dopo. Dopo avremo le interviste. Io farei un cambio, proviamo. Vai tu, socio, dai. Ma non ci penso ma nemmeno. Buttati. Ma non ci penso nemmeno. Le interviste, le premiazioni, è sempre stata... Io faccio le intro. Le premiazioni quest'anno non ne fate nessuna. Vabbè, è domani, affidata alla direzione di gara. Domani saremo tutti nel parterre. Dici? Non lo so. Non lo so. È arrivato anche il presidente, sì. All'acchito. Dirà due parole, insomma, speriamo, come gli dico sempre io, non sia violista, presidente. Sto rischiando tutte le volte che il costo simpatico della federazione vada a zero. Vado a commentare il badminton, con tutta la simpatia per gli amici delle racchette leggere del... Che non so neanche bene come funziona, ma insomma... È tipo di una pallavola noi, con una racchette leggere noi col pennacchio. Siamo versatili. Sì. Secondo me ce la facciamo. Come dico sempre, i fregoli. Che il bowling non è male. Dato che... Vediamo come inizia la sua bella Agnello. Ah già, lì è vero. Attenzione, vediamo se rientra perché potrebbe... No, non è rientrata, ma poteva iniziare... Non ho chance neanche nel bowling perché è presidente anche lì. Sì. Da un momento, dopo la fusione. No, quindi il bowling. Devo studiarmi con qualche altro sport. Hai un'alternativa fantastica al padel. Raddrizzata. Decide di attaccare Caratozzolo, che le aveva giocate benissimo queste. Va avanti a giocarle bene. Esce sul 4 le ali del castello per Caratozzolo 8-4. Come messo l'inclinazione del bigliato che è schienato verso tutte le sponde. Garuffa per Agnello. Un pallino da 3. Che bella notizia quella per Agnello. Non ho mai visto scomporsi così tanto Michelangelo tirando. Che è proprio seguito con
con la steccata al taglio. Ora è un po' nella sua caratteristica, però, insomma, però non presa, così tanto. Presa praticamente piena, ma una biglia che aveva anche un ingresso di garuffa. Tutto biliardo. No, giro. Mamma mia, che bello questo! Cara, che bello, solo, che ne realizza solo 4. Pochi, e sottolineo qui solo, perché sono davvero pochi rispetto alla, al gesto tecnico. E qua, se vuole realizzare il 4, ci deve tirare, perché sennò il 4 non lo fa. Io non credo che questo 4 effettivamente lo possa lasciare sul tavolo, Gianluca. Vabbè, infatti sono partito da se vuole, ma io non credo che lo possa lasciare, anche perché ha un impatto praticamente pieno. Sì, sì. Eccolo e qua. Quindi ti si arresta. Ecco qua che vi dicevo, biliardo che dà la doppia opzione sullo striscione, lo striscione largo si è trasformato in un 7 sponde. Agnello 8 punti di assoluta qualità. Tentativo di Stevola per Caratozzolo, deve realizzare il 3. Vediamo se riesce a infilare la biglia tra biglia e pallino. Che bravo! Ma ha fatto anche Stevola. Ha fatto anche il pallino. Scusa, no, Stevola sicuro. Ha fatto anche il 3, giusto? Sì. Di candela o di ricciolo? Innanzitutto bisogna vedere se la vede. Se non ha la Stevola anche. Ti ho detto di ricciolo proprio perché gli dà un po' più di possibilità di uscita. Perché la candela, il ricciolo schiacci sulla lunga, no? E poi torna indietro. Passa questa biglia verso il basso o no? Soprattutto può fare i punti? Ma deve giocare dietro la schiena. Dietro la schiena mi sembra molto complicato. Deve valutare l'altra di corta, secondo me, per tirare così. Hai visto cosa ha fatto Bianchi? Grande. Con la Bianchi ha zoomato la diagonale. La nostra camera PTZ, camera motorizzata, permette questo tipo di inquadrature mantenendo una qualità di immagine incredibile. Il two box con questa è quello che tira, perché almeno vediamo se non si muove. Bravo Mirko. Attenzione, guarda. È bravo Michelangelo. Esce Michelangelo. Bravo anche Mirchino, Così chiesto un secondo me l'ha fatto, un'altra stella per Caratozzolo alzando il pallino da 4. È bravo. Perfetto. Perché non lascia la strada lungo la sponda lunga. E qui nei sogni una presa di palla sul sai qual è il problema? Che qua di rimpallo si beve, se rimpalla all'interno beve. Impallato pieno. Pieno, guarda dove è andata. Sì, sì. Toccata anche a sponda. Qui ha lo spazio di manovra per il traversino di seconda. C'è anche pallino qua. Oddio, da lì arriva intorno al 20. No, ma se lo... Ci arriva quasi. Se gli dà un filino di colpettino arriva anche a 4. Che deve creare uno striscio. Doveva... come hai detto tu, la doveva pizzicare un po', sì, per creare uno striscio un pochino più stretto, sì, rispetto a un giro più largo. Sì, vabbè. Lì, tra l'altro, secondo me il trattamento gli consentiva anche di tenere tenerla dritta. Sì, è vero. Sì, sì, sì. Massimo Chiaria Docet aveva una doppia opzione. E qui sfrutta questo combination in modo ideale. Rossi, 14. 13, l'ha fatto da 3. L'ha spostato con la biglia gialla il pallino, non con la biglia bianca. Ah, sì, scusa. Ah, il combination. Sì, scusa. Sfrutta il combination. Questo combination in maniera ideale. 13 punti. 30. E attenzione. Palla Caratozzolo. Rimane molto vicino a Castello e Pallino. Qua addirittura Agnello può punirlo con il doppio obiettivo, addirittura prendendo il pelo di 3. Il 3 lo correggerebbe nei birilli. Doppio Fantastico, obiettivo centrato, Agnello, 12 punti.
E hai visto il tiro sul pallino con la forza controllata? Quello l'ha giocata bene, bene. Non la botta, è il tiro sul pallino con la forza controllata. Qui Santi a andare via di pelo, a cercare di mandare dentro il pallino. Così, bravo, bravo Santi! E giù capolavoro 10 punti per Santi. Fantastico. Bravo, 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 bravo. In un momento dove ha preso 13 punti su un combination e 12 punti di calcio su uno striscio, la risposta di Santi Caratozzolo. Però la vede Agnello, probabilmente per un giro ad andare avanti. Cos'è qui? Può chiudere? Giro di Agnello. Solo 3 punti, minimo sindacale. So, meglio 3 e rimanere scoperto forse. E portarsi a 51. Che zero, certo, se sono d'accordo. Anche perché questa non è gratis, soprattutto su questo tavolo. Qui ce perché, sono. Attenzione al rimpallo. Perché è facile fare questo. Agnello, potenziale match point, gioca girone, girone, la battuta che è buonissima, molto bene, e chiude Agnello e fa suo il match. Agnello che dopo tanti anni riconquista una finalissima del campionato italiano e si complimenta con lui chiaramente la Dina, raggiunge la finale Michelangelo Agnello. E domani se la vedrà contro Paolo Marcolin. Grande rimonta di Agnello che era sotto 3-2. Che dire, è stata una partita molto combattuta, giocata molto sul filo dei nervi Gianluca. Alla fine si è risolta così. Agnello forse è stato un po' più costante, molto bene Santi nei primi 2 set, ma un po' più per demeriti di Agnello. Intanto Michelangelo, e allora siamo in diretta, e allora ed eccoci in diretta. In diretta, allora tra pochissimo entreremo in diretta. Complimenti a Michelangelo Agnello da tutto il pubblico presente. Siamo in diretta? Siamo in diretta. Michelangelo Agnello è il secondo finalista che domani mattina alle 10 andrà a sfidare Paolo Marcolin. Marcolin alla sua seconda finale consecutiva, come dicevo prima in cronaca. Agnello che centra il primo obiettivo, quello di ritornare a giocare una finalissima dopo 7 lunghi anni. L'ultima è stata a Nova Gorica nel 2016, dove perse con Andrea Quarta Biondi con moltissima calma, vedete, poco più che decontratto il mio socio si sta spostando per andare a fare le interviste, e andremo a sentire a caldo i pareri dei protagonisti. Una partita, dai, obiettivamente non eccezionale, sicuramente soprattutto nell'ultima fase di questa bella, che ha avuto degli spunti interessantissimi e bellissimi, è una fase interlocutoria, soprattutto quella centrale, dove Agnello addirittura in un certo momento aveva dove poteva vincere Santi, era in un pieno torpore sul 3-2 e si è risvegliato da questo torpore con una bella esecuzione e poi è andato in crescendo fino a far suo il match. Noi godiamoci proprio qualche tiro, qualche highlights, attendiamo che Nicola sia pronto a parlare con i protagonisti. No, c'è già Santi Caratozzolo allora in postazione di intervista e sarà il primo a essere intervistato da Nicola Biondi. Vai Nico, tutto tuo.
Eccomi qua con Santi Caratozzolo. Santi, 3-2, poi 2-7 consecutivi vinti da Aniello. Aniello arriva in finale. Io ho avuto una strana sensazione. Strana sensazione che forse non riuscivi a capire, secondo me non hai oltrepassato il fatto di aver vinto il quarto di finale nel modo in cui l'hai vinto, e quindi non ti sei forse sentito in maniera meritata di essere a giocare questa semifinale. Ho avuto questa sensazione, non lo so, mi sbaglio? Buonasera a tutti intanto. No, ma non oggi vado controcorrente, Nico, mi sono divertito. Perché nonostante le difficoltà riscontrate sul tavolo, penso che abbiamo giocato una bellissima semifinale. Perché tenete conto che un tavolo comunque bello, però difficile. E quindi secondo me abbiamo espresso entrambi... Io mi sono divertito, ti dico la verità. È una di quelle volte quando devo divertirmi anche perdendo. Mi sono divertito. L'unico rammarico è su quel traversino, perché l'ho giocato di colpo. Il problema, ho detto io, se mi partisse meno colpo e prendo l'intersezione faccio 4. Da lì andare a bere, quello ancora sono io purtroppo, che non ho quelle sfaccettature. Però Santi, ti dico la verità. Ciao, non... Dimmi Gianluca. Aspetta un attimo che mi sono levato l'ambientale da solo. Quindi la tua intenzione lì era di... Tu hai giocato per la corta, facendoti buono anche il pallino di lunga corta. Sì, io ho giocato un finto mezzo colpo per arrivare. Tu, io, se arrivo sulla lunga, allora non l'ho nemmeno guardata Giallo, perché mi sembrava talmente palese prendere quel pallino grosso che poi l'ho preso anche mezzo, non l'ho preso nemmeno scarso. Sì, evidentemente non ho guardato bene la traiettoria, ma guarda, quante volte si va a bere lì, dai. Queste sono cose purtroppo che fanno parte del gioco. Il fatto del traversino, chiedevo a Nicola se secondo lui ci fosse la proporzione di giocare un traversino di spinta, a battere lunga corta, a fare il pallino con più taglio. No, ma non è questione, non ne ho fatto uno di quelli, Giallo. Ne ho fatto uno, ho tirati 4. Dopo che ho bevuto, lui ha fatto, io ho fatto sequenza. Mi ha lasciato 3 traversini con 7 punti, 8 punti sotto, quindi posso anche vincerla. Ho fatto 0-0-0. Sì, quindi la lì chiave poi del match subentra un po' la paura. La chiave del match è stata quella, perché dopo aver subito comunque, hai bevuto, hai subito fisso, proprio in quel momento si è un po' spento Michelangelo, quindi tu hai ancora avuto la possibilità di vincere, perché Michelangelo lì è andato, invece di essere galvanizzato, si è un po' spento e lì potevi forse andargli addosso. Poi ti ripeto. Qua, guarda, eccolo. Perché ne hai presa tanta di lunga? Non ne ho presa poca, capito? Ecco perché ti ho detto se si poteva valutare il fatto di spingere di tanto effetto con meno Giallo, forza. Già, lunga è bella. Se do più colpo rimango in buca e non può tirare, che c'è pallino sul gancio. Se prendo l'intersezione mi faccio buono il pallino, ho preso l'unico punto marcio per andare a bere. È giusto così, perché evidentemente ho rischiato un tiro che in quel momento lì andava giocato solo di colpo. Però mi sembrava bello, ti dico la verità. Quindi, però credimi, sono contento, perché comunque... Tieni conto che sono 3 giorni che gioco e cioè, ho fatto la coppia miste, mi sono divertito tantissimo. Quindi un pelino di stanchezza c'è naturalmente. Però credimi, non ho avuto tensione, sono stato tranquillo. E in questo mi è servito tanto, lui so che non piace essere nominato, ma Stefano Gibertoni, perché mi ha fatto un bel discorso l'altro giorno. E mi ha dato tanta tranquillità. Poi purtroppo gli errori li faccio lo stesso, ancora i tiri non me li può suggerire, magari un domani me li suggerirà pure. Però a livello caratteriale credo oggi di avere fatto un bel passo in avanti, giocando comunque con un giocatore che, voglio dire, è tra i primi 3 al mondo, non lo dico io, e quindi è giusto che la giochi lui la finale. E poi finalmente non sono arrivato secondo, quindi va bene terzo. Infatti era non è che sei quasi sollevato. No, ma credimi, sono felicissimo. Cioè, venire a San Benzano, stare 6 giorni, fare 2 terzi posti a 2 campionati italiani, dopo quello che ho passato quest'anno, perché sono stato malissimo, sono stracontento. Adesso faccio questo mese di ulteriore lavoro e poi si va a casa. Bene, allora io ti rinnovo sempre la mia proposta che sappiamo io e tu in privato e ti auguro l'imbocca al lupo. Fammi fare solo un saluto veloce. Vai. Poi non parlo più perché mi dicono che sono troppo prolisso. Allora, volevo salutare il mio CSB, però volevo salutare anche il Panno Verde di Sesto e il CSB anche di Paina, che nonostante non sia un loro giocatore mi sono stati vicini in questi 3 giorni. E poi naturalmente Bagnara Calabre.
E allora grazie davvero a Santi Caratozzolo. Prendiamo due parole anche dal finalista che andrà a far compagnia a Paolo Marcolin nella finale di domattina. Michelangelo, tanto anche che non raggiungevi questo traguardo, sono 16 anni che non vinci un titolo italiano dal 2007, era anche già qualche anno che non raggiungevi la finalissima proprio del campionato italiano. L'obiettivo minimo era arrivare almeno in finale? No, saluto a tutti innanzitutto. Le finali penso di averne perse qualcuno da quell'anno lì, quindi due o tre, ora non mi sto ricordando. Come ha detto Santi, abbiamo espresso un bel biliardo, tranne il primo set, ovviamente. Io ero freddissimo e poi c'era una tensione nei miei confronti, cioè c'era una pressione, tutti aspettavano me a San Vincent, quindi l'ho sentita parecchio, però poi ripeto, non siamo dei robot, dobbiamo prendere la steccata, dobbiamo capire le forze, insomma le prime due non ero io, non riuscivo a controllare le biglie. Poi ho visto che dalla terza sono riuscito a steccare bene, a contenere il gioco, poi sono stato subito aggressivo, ho vinto subito la terza, la quarta anche, e poi lo sai, e poi diventa una semifinale a due su tre. Sì, comunque io l'impressione che ho avuto proprio nei primi due set è che non ti partisse, ti rimanessero le steccate in mano. Non camminavano le biglie, io spingevo ma non camminavano, quindi ma non era colpa del biliardo. Era qualcosa di meccanica tua proprio nel braccio. Sì, era nella spinta, infatti mi andavo a mettere nell'angolino e cercavo da solo di capire come dovevo steccare. Ripeto, per fortuna le partite sono 4 su 7 e io ho avuto anche un buon carattere, non abbattendomi, anche perché sul 2 a 2 ho fatto un errore madornale su un giro a parificare, sono rimasto sotto di filo, là sul 39 lui, 40 io. Se l'andiamo a vedere siamo 30 pari. No, siamo, se non sbaglio, 40 io, 39 lui. Ma il primo Michi, set, aggiungi un po'. Io ti parlo del primo set. No, il quinto set che ho perso. Michi, avvicini un po' il microfono. Ciao, sì, innanzitutto. Sì, ciao Gianluca. È giusto il punteggio, Gianluca? Non so se si può rivedere al quinto set dove ho fatto quell'errore madornale. Io però più che altro, infatti, come dicevi a inizio, non riuscivi a steccare, è un sintomo di quel difetto che stavi provando. È sul 30 pari al primo set, c'erano biglie vicine, 90 centimetri, la palla vicina alla sponda, un giro che te addirittura hai fatto largo, sì, un giro che te giochi, sì, sempre perché, in maniera perché impeccabile. Perché il primo l'ho fatto stretto. Però non sei riuscito a correggerti, non sentivo, io sono un giocatore che devo sentire... O forse impugnavo la stecca troppo indietro. Un angolo dove hai impallato. Quando sei a posto, ho fatto questo rinquarto con pallino da quattro scorrende di mezzo colpo 14. Sì, cioè, sì, è sì, quello sì. Quando certo. Sei dentro la partita e senti il tutto. Però ripeto, venire a San Vincent l'ultimo giorno, perché ho detto io questa volta vado l'ultimo giorno, non mi deve vedere nessuno, voglio stare tranquillo, perché la domanda è sempre quella, quando giochi, e quindi la pressione è tantissima. Vabbè, comunque abbiamo espresso un bellissimo biliardo, ho avuto una grande reazione, infatti avete visto alla bella, ho avuto quella capacità di aggredire, quel giro da 13 con pallino. Allora. Quello tiro più bello dell'incontro. Allora ti dico, guarda, ti ringrazio, sì, per quel tiro. Grazie. Perché prego. Alla fine, no, prego. Te lo spiego, perché alla fine è una piccola diatriba, no, che si è, sì, avuta sui social, sì, quando eccolo si qua. Dice di tirare, eccolo, di tirare in forza controllata, sì, sul pallino. Sì, ma non ho la steola da 4, perché se no faccio steola, certo, da 4. Certo. Vedi, se io condotto la mia. Esatto, questa è lascia stare è che mi ha pagato per i massimi. Certo, ma è un tiro controllato, però, sul pallino. Non l'ho dove violentato. Puoi è un tiro controllato, è un tiro di biliardo. Sì, sì, sì. Michi, sì, meno male, sì, che non l'avevi la steola. No, non ce l'ho la steola da qua. No, ma meno male, perché questa qua era male, proprio, sì, era proprio bella. Per fortuna, sì, sì. Assolutamente. Sì, sì, sì. Poi per gli altri errori che hai fatto, insomma, ti manca un po' di esperienza, ma ti farai, lo so, sei bravino. Ma quello lo poi so, ne parliamo. Era la prima volta in televisione, quindi...
E allora non voglio, sarà sicuramente... Voglio fare dei saluti prima che mi dimentico, perché sennò non voglio mancare di salutare una persona che non la saluto quasi mai, è il mio suocero, che è sempre attaccato alla televisione, da stamattina è attaccato, ancora iniziava prima, capito? E quindi per sicurezza è da stamattina. E un pensiero, per quanto mi riguarda, va a Marco Micucci, un amico, un abbraccio ad Anna Rita, la moglie, persone stupende, che è venuto a mancare. Aprendo Facebook una mattina ho avuto un colpo. Va bene, comunque cambiamo argomento, saluto. E noi sicuramente saluto, daremo tributo a Marco sì, nei prossimi giorni. Saluto il caro Alex e tutti gli amici che mi stanno seguendo, anche al Queen a Manfredonia, mi hanno mandato un messaggio dove li voglio ringraziare, che tifano ancora per me e tiferanno sempre per me, e tutti gli sponsor, insomma, e ci vediamo domani alla finale. Michelangelo, a domani. Gianluca, hai da aggiungere qualcosa? Bravo Michi, bentornato. Grazie. In finale, dai, domani fateci vedere un grande biliardo. Grazie. A te la linea per la chiusura, Gianluca. E allora chiudiamo questa diretta, pronti ad aprirne un'altra. Chiedo alla regia a che ora è prevista la finale dei nazionali, dei master, che si è già composta. Allora, circa una mezz'oretta di pausa e poi tra le 18.30 e le 19 vedremo le gesta di un ritrovato nel biliardo, Fabrizio Borroni, che se la vedrà in finalissima contro Fernando Moscatelli. Loro che avevano già acquisito dalla classifica il diritto a essere nella categoria nazionali l'anno prossimo, e cercheremo proprio durante la finale dei Master di farvi un po' capire come si è sviluppata la classifica e quindi quali sono state le promozioni e le retrocessioni, ma soprattutto le promozioni. Io, insieme a tutto il team di Billiard Channel, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo fra una mezz'oretta qui, chiaramente, su Billiard Channel, sul canale del biliardo. A dopo.